Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del signor questore di Caserta, Antonio Borrelli. Buonasera signor questore, come sta? Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori, bene, grazie. Non ci vediamo da un sacco di tempo, esattamente dal 10 aprile, giusto? Dalla Esatto, festa della della polizia dell'anno polizia. scorso. Ecco, dalla festa della polizia abbiamo festeggiato il 167° anniversario della Polizia di Stato con il motto Esserci sempre, e un po' di tempo è sempre quello ed è bellissimo. E molto soddisfatto è il capo della polizia Gabrielli, ha detto di tutte queste novità, che diciamo queste innovazioni della polizia di Stato, in primis il fatto che non essendo più da tempo, dal 1981, polizia militare, quindi siete civili, giustamente lui ha detto perché questi gradi militari e avete i distintivi. Perfetto, esatto, lei sta dicendo una cosa importantissima per noi della Polizia di Stato, in quanto dalla smilitarizzazione del 1981, quest'anno a luglio finalmente indosseremo dei nuovi distintivi di qualifica. Distintivi di qualifica non perché quelli che fino adesso abbiamo indossato alle stellette non ci rendessero onore, anzi, Certo. siamo grati, siamo orgogliosi di indossare ancora le stellette. Però, diciamo così, noi siamo una polizia di Stato, siamo Civile. un'amministrazione ad ordinamento civile, quindi il capo dello Stato, anche nella forma, ha voluto, diciamo così, dare questo segnale forte. Ovviamente questo segnale forte che corrisponde anche a un progetto che in questo momento è in atto di riorganizzazione di tutta la Polizia di Stato. Una riorganizzazione che tiene conto anche dei nuovi organici, in quanto con la legge Madia c'è stata una riduzione degli organici nazionali della Certo. Polizia di Stato, quindi era necessario rivedere gli organici. E però, come ho accennato in occasione della festa della Polizia, nella riorganizzazione della Polizia di Stato, tenendo conto non soltanto dell'indice di criminalità della questura della provincia di Caserta, ma anche di fattori sociali, economici, di questa provincia, la questura di Caserta è stata elevata. Ciò che vuol dire una nuova organizzazione che tiene conto delle esigenze del territorio e anche un aumento di organico della questura. Quindi una riorganizzazione che tenga conto di vari fattori, non solo di criminalità, Aggiornata, insomma. aggiornata, esatto, perché quella precedente era ferma al 1989. Quindi una nuova organizzazione, nuovi segni distintivi della Polizia di Stato, quindi al passo dei tempi per esserci sempre al fianco dei cittadini. E c'è veramente siete sempre per la legalità a fianco dei cittadini. Il signor Questore dunque ha organizzato questa bellissima festa alla Sala Palatina della Reggia, che è una bellissima location, dobbiamo dire. Un po' di freddo fa sempre, ecco, un po' di freddo non manca, però una bellissima manifestazione, tanti invitati, tanti personaggi del mondo delle istituzioni civili, militari, le procure, la procura di Santa Maria, la procura di Napoli Nord, la procura di Napoli sono venuti tutti a fare festa. Lei è elegantissimo come Grazie, sempre adesso, gentile. elegantissimo come anche stasera, e insomma ha spiegato un po' i reati che insistono sul nostro territorio e ha parlato di reati illeciti amministrativi, di casi di violenza sessuale, di racket, usura, però c'è dato molto confortante, tanta prevenzione e Diciamo molti così, c'è stata sequestro una sulla droga. diminuzione dei reati contro il patrimonio, furti e rapini Come hanno subito una diminuzione. A va bene? differenza Anche la purtroppo, droga. anche la droga, a differenza purtroppo dei reati di violenza sessuale e sfruttamento delle prostituzioni, che diciamo così, forse anche a livello nazionale ci abbiamo avuto un lieve aumento. Insomma, questo Però diciamo. siete stati molto bravi nel 2008, e ancora lo siete, ma nel 2008 particolarmente, non tanto anche per la repressione, ma soprattutto per la prevenzione, perché so che la bandiera avrà diciamo Un una medaglia riconoscimento, ha avuto il d'oro. riconoscimento da parte del Capo dello Stato, medaglia d'oro proprio per l'attività di prevenzione sul E territorio. certo, e poi oltre al 167° anniversario abbiamo festeggiato anche i 60 anni delle donne Delle di donne nel polizia, polizia, quindi perché? pluris in più. Esatto, perché il primo ingresso delle donne in polizia, ancora prima della smilitarizzazione, anche se prima della smilitarizzazione la presenza delle donne in polizia era limitata ad un'attività quasi di forma assistenziale, mentre invece nel 1981
l'ingresso delle donne in polizia non ha nessuna distinzione di sesso, quindi a tutti i livelli, a tutte le qualifiche, dal 1981 c'è stato l'ingresso in polizia, anzi nei ruoli dirigenziali nell'ultimo periodo l'ingresso delle donne aumenta sempre di più, fino ad arrivare a un circa 30% della presenza delle donne nei ruoli dirigenziali della polizia di Stato. Qual è la caratteristica che più la colpisce nella donna poliziotto rispetto all'uomo? Bah, diciamo così, io sono stato abituato a lavorare sempre con le donne. Quando sono entrato in polizia ho lavorato sempre con le donne. Sicuramente in determinati settori una maggiore tenacia, una maggiore persecuzione, insomma. Diceva il procuratore Borrelli, le donne sono più attente. Ma sono più attente, diciamo così, in determinati settori sì, insomma la caratteristica femminile, insomma il carattere, il proprio DNA viene, è sempre presente in qualsiasi attività, quindi diciamo così, donna in polizia, ma le nostre donne in polizia non dimenticano mai di essere mamme, non dimenticano mai di essere sorelle, di essere mogli, quindi diciamo così, è vero la donna in polizia, uomini e donne del stesso livello, però forse quel quid in più delle donne è quello che non dimenticano mai, di essere mamme, mogli e più ruoli. Più ruoli che riescono a portare spesso e volentieri, con tanta fatica, ma in maniera egregia ed eccezionale. Signor Questore, parliamo un po' di terrorismo. Tanti sono i soggetti collegati all'ISIS. Nel dossier dell'intelligence casertana risultano 30 soggetti, mi pare, e che avevano costituito una rete soprattutto per aprire nuovi centri di culto. La Polizia di Stato proprio ha preso quel foreign fighter ad Acerra ed era, diciamo, un algerino, e quindi insomma noi siamo stati attraversati da parecchi terroristi che hanno approfittato del nostro, diciamo, disagio sociale. Il territorio campano e casertano spesso e volentieri è stato territorio di transito di queste persone, insomma, e quindi la nostra attività di investigazione sia da parte della Questura di Caserta che da parte della Questura di Napoli è attenta, e diciamo così, nel mese scorso c'è stato questo arresto di un foreign fighter di rientro, e quindi significa che l'attività sul territorio è costante, continua, e l'allerta non viene mai abbassata di livello. E certamente, noi avevamo avuto un'esperienza, abbiamo iniziato 4-5 anni fa, lei non c'era ancora qui, e, con quel che Miri, se lo ricordo, non so se certamente l'avrà sentito nominare, era un custode della moschea di San Marcellino, sì. E quando lo arrestarono trovarono nella sua mansarda a San Marcellino una tipografia, perché stampava documenti falsi, permessi di soggiorno. Ovviamente questo non significa criminalizzare moschee o altre cose, questo no, per carità, non per carità. Comunque so che voi le attenzionate. Attenzioniamo tutti i luoghi di culto, ma diciamo così, attenzionare nella misura che è giusto attenzionare. Certamente, senza pregiudizi. Signor Questore, a Napoli la situazione è alquanto tragica. Io sono napoletana e vivo con grande angoscia, ma proprio con amarezza, questi periodi. La criminalità organizzata oggi non si vede dai fatti, non rispetta diciamo neanche i bimbi, e quindi ci sono attentati. Avevamo da poco appreso e vissuto l'angoscia di quel bambino che aveva visto stramazzare al suolo il nonno che, mentre era accompagnato a scuola, la cosa era avvenuta a San Giovanni a Teduccio, mi pare, sì. Villa, insomma, Rionevilla. Ecco, è un bimbo di 3 anni e ancora avevamo nel cuore, nella mente, quello zainetto, vi ricordate, con Spider-Man. Quindi per un bambino un trauma. Dopo 3-4 giorni un altro attentato, un altro diciamo agguato di camorra, e a Napoli, in Piazza Nazionale, e una bimba è ancora in fin di vita, sta lottando tra la vita e la morte, e insomma sono cose che non si possono sopportare. Il medico chirurgo del Santo Bono, dove la piccola è ricoverata, dice: io non ho mai visto una cosa simile. Il proiettile, io non ne capisco, di arma da guerra, sì. È incamiciato il proiettile, cioè significa coperto d'acciaio, e quindi ha maggiore penetrazione. Maggiore penetrazione? Sì, da guerra. Sì, di un'arma da guerra, che è stata utilizzata un'arma 9 per parabellum, quindi quella in dotazione alle forze di polizia, questo proiettile che ha colpito purtroppo la bambina. Diciamo così, come diceva lei, c'è questo episodio gravissimo che lascia un amaro in bocca, un amaro nel cuore a tutti quanti noi. E dobbiamo, insomma, diciamo così, credo che non ci sono parole per giudicare questo episodio. Sicuramente l'impegno dei colleghi della Questura di Napoli, ma dell'Arma dei Carabinieri, della magistratura, di tutto il territorio di Napoli in questo momento è di massima attenzione, di massimo impegno,
perché veramente sono quelle cose che vanno al di là dell'impegno lavorativo, portano con sé qualche cosa dentro che sicuramente ci impegna e ci spinge a fare sempre di più. Certamente. Purtroppo dobbiamo dire che ancora una volta abbiamo visto a Napoli una bambina ferita, ma nel corso degli anni, tanti anni fa, ce ne sono stati altri episodi e speravamo che non ce ne fossero più. Noi speriamo che effettivamente anche questo sia veramente l'ultimo, ma perché ci sia un risveglio delle coscienze di tutti, di reagire, insomma, di cercare di abbandonare la camorra da parte dei figli, delle mogli, dei mariti, insomma, di tutte le persone che sono vicine anche al mondo criminale. E invece oggi avere la forza di ribellarsi per una vita più civile, più... diciamo più umana, così, più umana, da vivere, più del rispetto delle persone. Bravo, perché no, non si può vivere, i napoletani hanno non hanno vita normale, ormai a cinema, a teatro non si va più, si va alla pomeridiana, non si va alla serale, ma tanto non ha importanza perché sparano a qualsiasi ora del giorno, della notte, mattina, mezzogiorno, sera, sempre. Il capo della polizia ha detto questo: Napoli deve diventare questione nazionale, è una cosa diciamo, non si può fare a meno di fare questo. Lo stesso il procuratore Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, ha detto è una cosa da medioevo, non si può accettare una cosa... Il ferimento della bambina è qualcosa che ha colpito tutti, che ci porta a pensare a tutti quanti, ci porta a pensare su quello che c'è da fare, su quello che c'è da impegnarsi, ma come diciamo tante volte c'è da impegnarsi da parte della polizia, delle istituzioni, di tutti, quanti, perché è veramente qualche cosa che ci lascia la mare in bocca a tutti. Veramente ci turba. Signor Questore, il procuratore Cafiero De Raho diceva oggi non dobbiamo operare una strategia di attesa ma di attacco, ma soprattutto lui vede positivo il modello Caserta. Se lo ricorda il modello Caserta del 2008? Ma sicuramente, diciamo così, è un modello che a suo tempo ha dato i frutti positivi. Però credo, insomma, che ogni momento va analizzato con le forze a disposizione, con gli strumenti a disposizione. Poi sicuramente Caserta è qualche cosa un poco di diverso da Napoli, quindi sul campo bisogna lasciar lavorare ai colleghi di Napoli, questo lasciarli lavorare in maniera serena a tutti quanti, alla magistratura, alle forze di polizia, lasciarli lavorare in maniera serena, perché veramente stanno dando tanto. Ma lei pensa che diciamo, l'invio di maggiori soldati, più gran numero di soldati, diciamo, basti, o è c'è più bisogno necessario di tutto, c'è bisogno di un impegno di unione, secondo me, molta prevenzione, prevenzione e repressione insieme. Un impegno di tutti quanti, insomma, non è soltanto una questione di numeri, ma è una questione di tante tante cose che bisogna essere vicini alla popolazione. Io ognuno facendo la sua parte, certo, è il suo motto, ognuno deve fare la sua parte, e diventa sempre più giusto questo suo motto, diventa proprio sempre più giusto. Comunque io ricordo nel 2008 ci fu proprio un diciamo, c'era un controllo del territorio capillare e mi ricordo si controllava tutto, si controllavano i palazzi interi, si perquisivano allora c'era il ministro Maroni e veniva ogni mese in prefettura. Ovviamente sono realtà e tempi diversi, situazioni diverse che vanno affrontate, insomma, studiando. Lei dice che non sarebbe valido. No, io dico, insomma, che ogni cosa va studiata al momento, quindi portando la giusta attenzione al fenomeno. E certo, è una cosa che lascia basiti e lascia preoccupati e basiti, soprattutto una cosa che mi turba: chi può aiutare la persona che ha ferito quella bambina? Io cioè mi turba questo pensiero, pensare che qualcuno sa e non parli, questa è la cosa più brutta forse. L'omertà è una cosa, questa è secondo me il reato più grave che andrebbe eliminato. Beh, pensare, insomma, che c'è qualcuno che, perché sicuramente sì, ci sarà una dovrà famiglia, dovrà mangiare, ci sarà una dovrà famiglia dormire vicino a queste persone che in questo momento lo aiutano, ma come lo si aiutano, fa? Gli è vicino, insomma, è qualcosa, insomma, che sicuramente, insomma, anche questo è molto molto grave, non soltanto chi spara, sì, ma anche tutto l'ambiente che lo circonda. Non è la sola persona che spara che è qualche cosa di negativo, ma anche tutto l'ambiente che circonda, l'ambiente familiare che circonda queste persone, che in questo momento un gesto che potrebbe, insomma, portare quello di presentarsi all'ufficio polizia, dare una mano, un contributo, qualche altra cosa, insomma, questo sicuramente sarebbe qualcosa. L'omertà, come al solito, la fa sempre da padrona in questi territori ed è molto grave. Lo Stato non ha la collaborazione del cittadino e quindi fa molta più fatica a rintracciare, lavora molto di più.
Dovremmo, diciamo, forse, insomma, oltre l'omertà c'è anche la paura, c'è anche, Delle insomma, ritorsioni. delle ritorsioni, però, diciamo così, forse anche l'ambiente familiare di queste persone dovrebbe fare qualcosa in più. Ogni tanto vediamo che c'è un gesto da parte dei familiari di queste persone che cercano di uscire dalle loro famiglie, insomma, Certo. abbiamo visto nella manifestazione che c'era il figlio di un boss che è detenuto, insomma, che ha detto agli altri figli dei boss, ribellatevi anche voi, passiamo dal lato della giustizia. Amiamo i nostri genitori perché sono i nostri genitori, ma facciamo capire ai nostri genitori che non è quella la vita è qualcosa di diverso, è qualcosa di più bello, di più positivo. Quindi un messaggio che è venuto anche da questo figlio di un pregiudicato, che potrebbe essere da sprono per tante altre persone, insomma, da seguire questa strada. Questo esempio, io mi ricordo sempre poco tempo fa il Presidente della Repubblica Mattarella, e io l'ho già detto in un'altra trasmissione, che c'era stata una bimba che era stata colpita da un proiettile vagante, ma noi abbiamo anche avuto quel caso di quel ragazzo ad Aversa. E Esatto. finalmente si è trovato, va bene. Ma lui ha citato, e lo ricito per qualcuno che non avesse sentito, il dodicesimo canto dei Promessi Sposi, mi pare sì. A proposito della peste, dice: il buon senso c'era, se ne stava nascosto per paura del senso comune. E questa è una cosa che Certo, insomma, bisogna proprio. Bisogna risolvere questo problema assolutamente. Avere il coraggio, che spesso e volentieri il coraggio di uno dà il coraggio a tante persone, quindi Un seguire rinnovamento. gli esempi positivi, seguire gli esempi positivi, e da questo viene sicuramente il coraggio di andare avanti per tutti quanti. Certo, speriamo. Dunque, la Polizia Postale fa moltissima prevenzione, soprattutto da sempre per la rete cyberbullismo. Lei ha sempre detto che il bullismo, il bullo è il futuro delinquente, è giusto. Il gioco, il proselitismo. Avete scoperto un ragazzo italiano di origine algerina che diciamo, faceva proselitismo attraverso la rete con un sistema di messaggeria istantanea Telegram. E di che si tratta? Allora, si tratta di messaggi che vengono inviati per diffondere, insomma, in rete questo tipo Ma di. hanno delle sigle particolari? No, non hanno delle sigle particolari. Su questo lavora molto bene la Polizia Postale, Sì, la Polizia Postale. che cerca di comprendere da dove partono questi tipi di messaggi per cercare di bloccarli e tutto. Anzi, molto attiva la Polizia Postale da questo punto di vista, è anche molto presente nelle scuole proprio per far sì che, Sì. diciamo, arrivassero messaggi positivi ai ragazzi sull'uso intelligente di internet, della messaggistica, di WhatsApp, di internet, cioè di tutto ciò che viaggia sulla La rete. Noi rete. facciamo tanti incontri presso le scuole, insomma. Ne avete visitate tantissime, Caserta, Aversa, Gricignano, Gricignano d'Aversa, Santa Maria Capovetere, Maddaloni, Marcianise, sempre per spiegare anche un altro progetto della Polizia di Stato, il progetto Blue Box, che serve proprio Sì, diciamo per. così, insomma, è un progetto semplice ma di un'efficacia È determinante, importante. quello di raccogliere delle segnalazioni anonime in una cassetta, diciamo così, in un contenitore dove ogni ragazzo può inserire queste letterine con un messaggio anonimo per far sì che poi le raccogliamo noi come forze di polizia per segnalare episodi di bullismo o di altre situazioni che possono capitare all'interno o all'esterno della scuola. Certo, Quindi qualcosa di semplice ma sicuramente significativo importantissimo. perché consente ad un ragazzo che è più, diciamo così, meno forte di De più carattere di poter, delicato. anche con un semplice messaggio, no? Chi non ha nemmeno il coraggio o la forza di segnalarcelo con il telefonino, di inserire una piccola letterina in questa cassetta che noi andiamo a ritirare, dopodiché Una andarli a bellissima. verificare e, diciamo così, insomma, procedere con questo tipo di attività all'interno della scuola, parlando con i professori, con gli insegnanti, in modo che spesso e volentieri anche da parte loro ci vengono dei messaggi positivi. È una E bellissima iniziativa perché proprio praticamente si tratta già di omertà, perché sono omertosi anche i bimbi, anche i ragazzini per però paura ed è diciamo giusto, così, forse ed insomma, è nei giusto. ragazzini è un sistema diverso, forse non parlerei di vera omertà, ma forse di paura, di ritorsione, Ma di non hanno comprendere paura, bene il fenomeno è e tutto. vero, Quindi però la può essere di vigilanza aiuto. delle forze dell'ordine, degli insegnanti, dà sicuramente risultati positivi. Ed in questo voglio dire che
in questo giro che facciamo nelle scuole facciamo non soltanto le polizie di Stato, ma anche l'arma dei carabinieri, anche la polizia di finanza, perché ci dividiamo il territorio in modo da arrivare in tutte le scuole, quindi questo sicuramente è positivo. È positivo anche, penso, per gli insegnanti che vedono gli alunni che denunciano, perché molto spesso anche gli insegnanti, non per coprire, forse per non denigrare l'istituto, non parlano, non dicono, e tante volte si potrebbero salvare delle vite, specialmente le maestre elementari, le maestre dell'asilo, che vedono arrivare un bimbo con un occhio pesto, è un segnale che va fatta una bella relazione. In modo che uno si accorge e possono intervenire, perché il presidente del tribunale dei minori, la Lutzenberg, dice: ma se noi non sappiamo, certo, noi, le antenne sul territorio sono alla scuola, insomma, soprattutto i presidi, certo. Se non ci sono, arrivano segnali al territorio, diventa certo difficile per noi arrivare dappertutto. Il segnale del territorio, uno principale, è quello della scuola, e che è fondamentale in tante occasioni, anche nel momento in cui ci sono anche altri episodi che possono essere quelli di violenza, altre cose. Bullismo verso i genitori, verso gli insegnanti. Certo, certo. È giusto. Signor Questore, lei avrà saputo che per il prossimo anno ci sarà, è stato diciamo preannunciato, grande dispersione scolastica, soprattutto al sud. Ed è un problema, perché i ragazzi saranno per strada, e noi sappiamo quanto è importante che non stiano per strada. L'ex ministro, prima del ministro Salvini, il ministro Minniti, si ricorda, fece tanti sacrifici per tenere aperte le scuole, soprattutto nel sud, d'estate, per impegnare i ragazzi che non avevano la possibilità magari di frequentare palestre, perché costano anche le palestre. Ma ritorniamo un pochettino al discorso di prima. Qua la parte attiva devono farle gli insegnanti, segnalando, insomma, questa dispersione scolastica ai servizi sociali del comune, insomma, perché intervenire in maniera diciamo così adeguata, costante e adeguata, insomma, perché lasciamo da parte l'attività di polizia in questo settore, è più giusto che ci sia nei servizi sociali ad essere vicini alle famiglie e altre cose, a comprendere i motivi di questa dispersione scolastica, e non che sia una vera e propria repressione da parte delle forze di polizia. Forse la loro parte deve essere fatta dai servizi sociali, dalle insegnanti, che possono far comprendere ai genitori che soltanto una formazione, un'educazione, lo studio rappresenta, insomma, la forza dei giovani del futuro, cioè certo, più studio c'è, più sicuramente avremo una società migliore. Migliore, e poi meno per strada, perché i pericoli della criminalità organizzata sono proprio certo quelli: non si trova lavoro, non ci sono soldi, irretiscono con i facili guadagni. Signor Questore, lei ha parlato nel discorso della festa dell'incalzare del racket e usura, estorsione. Sì. Dell'ostruzione, però diciamo così, non abbiamo avuto sicuramente un aumento di segnalazioni, di denunce da parte... Sempre per un motivo di paura. O motivo di paura, o anche motivo di vicinanza ai commercianti, del diffondersi delle associazioni di categoria, insomma, perché da parte delle associazioni di categoria si sta sviluppando molto questo senso di denuncia comune, che cerca di non esporre il singolo commerciante, il singolo imprenditore, ma di farne un movimento dell'organizzazione commerciale, in modo da poter arrivare alle forze di polizia una segnalazione che non sia quella singola, e quindi che non esponga le persone. Però va detto, insomma, sì, segnalazioni non ne sono in aumento, però va detto che cresce sempre di più la coscienza imprenditoriale di essere vicino alle forze di polizia, il continuo dialogo, mentre prima c'era, tanti anni fa, forse la paura di parlare proprio con le forze di polizia, una vicinanza sempre di più, una coscienza morale da parte degli imprenditori di essere dalla parte della legalità, perché si è compreso che la legalità alla fine è quella che vince e dà i risultati positivi. È stato in prefettura il sottosegretario Gaietti, quello, il quale ha detto che è un po' farraginoso la prassi per entrare nel fondo di assistenza per questi vessati, per le vittime di usura. Dice che ci sarà a breve una nuova legge, ci sarà anche un tutor che aiuterà queste persone vessate, e ci saranno tanti privilegi.
E beh, questo diciamo così, snellire le procedure significa... Non ci saranno tasse? Significa dare la possibilità alle persone di denunciare ancora con più facilità, incitare a denunciare anche le vittime di usura, in modo da poter far comprendere che chi si è vittima può ottenere da parte dello Stato un reintegro, un sostegno economico, e quindi lo snellimento delle procedure sicuramente è un elemento in più a contribuire ad alimentare ancora di più le denunce da parte di queste persone. E certamente non pagheranno tasse, mutui, insomma è importante. Sono strumenti economici a difesa del commercio, insomma, per far sì che non si ricorra all'usura, ma che chi è, diciamo così, è succube dell'usura poter tranquillamente andare a denunciare, perché lo Stato gli è vicino. Gli è vicino e può, diciamo, reggere. Dunque, la DDA di Napoli, anche la Polizia di Stato di Caserta, avete scoperto le pasticcerie. Lei ha mai provato le pasticcerie Butterfly? No. Che dice, no, neanche io, che dice che costavano pochissimo, ma è di origine sempre della Camorra, pare che fosse finanziato dal stesso Michele Zagalia, che li usava queste pasticcerie, non so se le voi sì, si è proceduto al sequestro di queste imprese, perché diciamo così, sono risultate essere, insomma, fonte di riciclaggio di proventi illeciti, insomma, certo. Quindi è una bellissima operazione questa. Quindi sono state sequestrate non soltanto nel territorio casertano, ma e che fine hanno fatto questi pasticcini? Molte già hanno chiuso, insomma, perché diciamo così, insomma, nel corso dell'attività investigativa già avevano eseguito dei sequestri preventivi. Adesso c'è stato, insomma, il sequestro nei confronti di tutte queste imprese, ma è che sono, diciamo così, provento di riciclaggio di denaro sporco, quindi E che il riciclaggio al giorno d'oggi è uno dei reati peggiori. Parliamo di collaborazioni di giustizia. I collaboratori di giustizia sono importantissimi nelle inchieste, come anche le intercettazioni. Le intercettazioni sono importantissime. Certo, è sempre molto difficile unire il diritto all'investigazione, all'informazione innanzitutto, investigazione e anche alla privacy. I collaboratori di giustizia adesso vengono pure minacciati. Dopo Schiavone Junior si sta pentendo anche l'altro figlio di Bidognetti, ecco, si chiama Raffaele Bidognetti, e sta vuotando il sacco, sta dicendo un sacco di cose. Che sono al 41 bis molto spesso mettono in guardia i magistrati e dicono: guardate, non state a sentire perché quelli vi dicono tutte sciocchezze, ecco, invece sono necessari, perché aiutano certamente le indagini, sia polizie, carabinieri, guardia di finanza. Storicamente sappiamo che i collaboratori di giustizia hanno dato un contributo notevole a tantissime indagini. Ovviamente sugli ultimi collaboratori nulla possiamo dire e nulla dobbiamo dire. Certo. Ma possiamo sicuramente dire che storicamente, da sempre, i collaboratori hanno dato un contributo che in alcuni casi è stato risultato anche veramente di notevole spessore all'attività investigativa. Ma l'ottimo lavoro che viene svolto dalla magistratura è quello di comprendere dove possono arrivare le dichiarazioni dei collaboratori e dove diciamo così fermarsi. Quindi diciamo sui collaboratori va bene così, basta, va bene, abbiamo detto così. Già troppo. Abbiamo detto, no, non ne parliamo più, però poverini vengono, dico poverini, ma diciamo tra parentesi, è perché sono minacciati proprio dai stessi loro colleghi. Sono minacciati di morte. E si ricorda quella manifestazione a Castellammare il giorno dell'Immacolata, e ci misero una bella pira, dice: questa è la fine che fate. Quindi lasciamoli stare. Allora, allarme droga, lei ha fatto tantissimo con sequestri di droga, l'abbiamo detto nel 2018 in particolare la squadra mobile, sì, con Filippo Portoghese, che adesso è andato via. Filippo Portoghese, che era il capo della mobile, ha ottenuto la promozione, quindi... E dove sta adesso? E adesso sta frequentando il corso di livello dirigenziale, dopodiché avrà una nuova assegnazione. E certamente è molto bravo, un po' di carattere, diciamo, chiuso. Adesso invece abbiamo un nuovo capo della mobile, che si chiama Davide Corazzini, un collega che ha esperienza investigativa su Bologna e Vicenza, e adesso è arrivato sul nostro territorio. È di Pescara, mi pare. È di Pescara, nativo di Pescara, un ottimo
investigatore, e quindi anche questa volta siamo stati fortunatissimi con l'assegnazione. Col suo permesso, poi io con l'assegnazione di un ottimo funzionario di polizia. Conoscerlo, bisogna conoscerlo. Ecco, lo facciamo riposare qualche giorno. Lo facciamo giorno, riposare, poi dopo lo facciamo giorno. Sedere su questa sedia. Su questa sedia qua, questa è la, esatto, questa è la postazione. Esatto. Allora, parlando di droga, tantissimi sequestri per droga, perché è dilagante, io lo ripeto sempre, questo è un periodo terribile perché va la, diciamo, la droga sintetica, l'eroina sintetica, bisogna stare attenti, attenti anche a questo Canapa Shop. Molti dicono che non c'è droga, non si vende droga. Qua il ministro dell'Interno ha detto qua bisogna chiudere qua. Il capo della polizia, Gabrielli, dice io sono all'antica, tra droghe leggere e droghe pesanti io non voglio sentire storie, non ne vuole sentire parlare. Ecco, lei come la pensa? Io la penso che come stabilisce la legge, così le forze di polizia eseguono. Ecco. Noi siamo forze di polizia, non decidiamo, noi attuiamo la legge, quindi questo diciamo. Io sono droghe leggere, droghe pesanti, non esiste la differenza perché con pochi accorgimenti noi operatori di polizia, diciamo così, applichiamo la legge, ciò che è previsto dalla normativa su quella ci regoliamo. Quindi per noi non esiste valutazione al momento, per noi riteniamo opportuno ciò che la legge stabilisce, andremo lì ad eseguire e ad essere presenti su tutto. Ovviamente combattere. Lei ha svicolato, io voglio sapere il suo pensiero. Il mio pensiero è quello di applicare la legge. Vigente. Grazie, va bene. Allora, no, va bene. Allora, parliamo di reati predatori, sì. E sono violenti, abbastanza violenti, perché nelle case ci si entra in tutti gli orari, il giorno, della notte, con le persone dentro, anzi meglio se sono dentro, perché gli danno delle botte e riescono a sapere anche del numero della cassaforte, quindi è tutto più facile. Oggi quello che colpisce sono i reati predatori nelle scuole, ma com'è possibile? Il computer fa male. Abbiamo avuto 3-4 episodi negli ultimi 5-6 mesi che hanno colpito alcune scuole, insomma, che alcune volte ci sono sembrate anche atti di vandalismo, perché abbiamo visto che sono entrati in determinate stanze dove soltanto chi già sapeva, piccoli danni, quindi alcune volte veri e propri furti, insomma, di computer, altre cose in antenna della scuola, altre volte qualche cosa che ci sono sembrati atti di vandalismo un po' anomali. Un po' anomali, insomma. Liceo artistico San Leucio, la zona San Gobene, e il liceo Giannone, laboratorio informatico, cioè sono furti che fanno male, perché si pensa che sono furti che fatti ai ragazzi, colpiscono tutti quanti giovani. Noi, perché la scuola è di tutti noi, quindi non è colpire il singolo, colpire una persona, ma significa colpire la collettività, e quindi è qualche cosa che è ancora più brutto, insomma, e ti tocca proprio ti tocca da vicino. Signor Questore, parliamo di taser, la famosa pistola elettrica, sì, con raggio laser. Oggi è ormai finita la fase di sperimentazione. La fase di sperimentazione, adesso avrete questa pistola. Le dico che su Caserta siamo una delle province che ha partecipato alla fase sperimentale. Sì. Per fortuna fino adesso non è stata utilizzata nessuna volta, ma è stata soltanto puntata un paio di volte come atto di intimidazione. Soprattutto, insomma, che poi la funzione originale proprio questa, la funzione originale è quella, e per fortuna ha già sortito il suo effetto nei confronti, insomma, di un paio di persone che in due occasioni che erano armate di coltella, è stato sufficiente mostrarla e la persona poi è stata bloccata. Quindi la fase sperimentale, io so che voi avete non lei, ma insegna lei insomma, c'è delle linee guida. Allora, ci sono delle linee guida rigidissime. Tutto il personale che ha in dotazione la pistola elettrica e il taser ha fatto un corso di addestramento specifico. Ci sono delle linee guida precise per l'utilizzo del taser, ad esempio nel momento in cui una persona viene colpita bisogna subito chiamare il 118, poi ogni giorno c'è una registrazione dell'arma, se viene utilizzata, come viene caricata, come viene scaricata, quindi diciamo così un utilizzo rigido ma intelligente, e questo è stato... Ma uno praticamente, mettiamo che c'è l'esigenza, cioè la gente come fa? Dice ecco qua ce l'ho, dice che non si deve neanche impugnare. Prima viene dato un allarme sull'utilizzo di questa pistola vocale sull'utilizzo della pistola, poi viene puntata dove a un certo momento si vede la scarica, però all'interno dell'arma, dopodiché nel momento in cui c'è l'utilizzo parte questa
diciamo così, filo che va a colpire la persona, insomma, provocando Comunque, questa signori scagliera. ladri, signori insomma, che non vanno per la legalità, state Ovviamente. attenti perché potete rimanere diciamo, bloccati, ma per sempre perché paralizza. E non No, sappiamo paralizza pochi se una istanti. persona, sì, però vi state, ma se una Allora, persona soffre di cuore, ha un bypass, lei come lo diciamo sa? l'utilizzo di quest'arma è stato già sperimentato, se le tengono le forze di polizia significa che noi possiamo utilizzare con tutte le garanzie che ci sono state illustrate al personale, quindi sicuramente non costituisce un pericolo l'utilizzo di quest'arma, tenendo presente che si tratta di un'arma e quindi le forze di polizia la devono utilizzare come un'arma, non è. Alcuni comuni l'hanno richiesta, però dice che bisogna avere tanti 100.000 100.000 100.000 abitanti. abitanti, quindi la maggior parte sono le città Grande. metropolitane, non, in provincia di Caserta non c'è nessuna. Lei l'ha Comunque. mai visto un soggetto paralizzato con la... Ma non è paralizzato, perché parla di No, e paralizzato? com'è? È una persona che in Com'è? quel momento viene stordita, diciamo così, non paralizziamo Ma quello nessuno. cade per terra. E va bene, diciamo così, non c'è nessuna situazione di paralizzare qualcuno. Produce i suoi effetti, ma non sono effetti, sono effetti che in quel momento sono necessari. Se viene utilizzata quell'arma, è Certamente, cioè, necessario. e poi voi avete queste linee guida e quindi Linee siamo guida, sicuri. insomma, che veramente sono scrupolose e attente. Certo, dunque, l'abbiamo detto prima all'inizio, lei ha parlato di violenza sessuale in aumento e proprio in questi giorni avete scoperto uno stupratore seriale, prostitute, cioè lui amava più le slave, diciamo le ragazze belle, bionde, biondissime, si accordava con il prezzo e tutto, poi dopo consumava quello che c'era da E non consumare e non pagava. voleva, pagare. E se vedeva la resistenza della ragazza, dice, no, io voglio, diciamo, Sono un il appartenente alle forze di contributo. ordine, non voglio Sono pagare. appartenente, io sono poliziotto e mostrava la pistola e l'avete È stato preso. arrestato dai colleghi dell'arma dei carabinieri, sì. Si tratta di un episodio in cui hanno seguito Io attentamente. No, no, pensavo. no, hanno seguito attentamente i colleghi dell'arma, insomma, lungo la zona di Santa Maria, insomma, quel territorio c'era questa persona che andava con varie prostitute, insomma, e alla fine non cercava di non pagare, minacciandole di essere un appartenente Ma è alle forze grande, è dell'ordine. una cosa, guarda, da non credere. E comunque avete arrestato anche un altro, questo avete arrestato voi, quello lì che minacciava richieste di denaro alla sorella, ai familiari, No. già avevate detto di allontanarvi? Purtroppo di questi episodi nel corso dell'anno scorso, insomma, Tante. tante no, insomma, non parliamo, ma ce ne sono state di minacce nei confronti dei familiari da parte soprattutto di persone che chiedevano soldi ai familiari per l'acquisto della droga e c'è stato l'intervento dei nostri poliziotti per bloccare queste persone, insomma, nei confronti dei È genitori, fratelli, sorelle, importante insomma, perché è quindi. pericoloso per loro, insomma. Signor Questore, vi state occupando voi, ma senza scendere in particolare, se no lei mi blocca, quella storia di quella penosa, di quei bimbi due, una di 3 anni e una di 6 mesi, state seguendo i genitori, una insomma sono andate tutte e due di 3 anni ed ecco qui La quella bimba di 6 bimba mesi. è stata importante, la confessione alla maestra, ecco, è Diciamo, stata se mi consente, importante. qua veramente vorrei dare anche, insomma, un forte ringraziamento al personale dell'ospedale di Caserta, perché il personale pediatra, i pediatri che hanno visitato la bambina di 6 mesi subito hanno capito che c'era qualcosa che non andava e hanno allertato le forze di polizia. Quindi, È veramente in importante. questo caso dobbiamo dire L'hanno scuola. salvata. Scuola, ospedale e forze di polizia e magistratura, facendo ognuno la sua parte in maniera attenta, è riuscita a dare una risposta a questi bambini che stavano subendo Vittime, delle vittime proprio. vittime dei genitori che in questo momento sono stati arrestati su provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ovviamente tutto ancora In fieri. nella fase iniziale è tutto, però vorrei dire che in questo momento, ecco, personale sanitario, personale della scuola, magistratura, polizia, facendo ognuno la sua parte in maniera attenta, abbiamo evitato che questa situazione potesse degenerare. Perché Quindi. questa povera bimba di 6 mesi, oggi quando i genitori sono nervosi, dice che le fanno shaker, cioè agitano, le agitano, quindi possono andare vicino al muro da tutte le parti. Pensi che quel bambino di Cardito si poteva salvare, Ma,
se la maestra avesse, senza, io non sono non sappiamo giudice, qual è la situazione, non quindi non lo sappiamo, però ma sicuramente insomma, forse un'allerta da parte dei vicini, da parte della scuola avrebbe potuto mettere anche a salvare anche i vicini questo. Hanno sentito tanti strilli e nessuno è intervenuto, neanche la mamma è intervenuto, l'ultimo poi è stato il Massimo, non voleva essere disturbata una mamma nell'atto sessuale e ha ammazzato il figlio, ma come si fa? Qua sono le stiamo notizie scendo... che leggiamo, quindi non il contenuto preciso di questa dinamica. No, però certe che cose che sconcertano, noi dobbiamo avvisare l'opinione pubblica, essere più attenti. Allora, diciamo così, non aver paura di segnalare le forze di polizia, perché segnalare non significa indagare necessariamente e puntare il dito, ma significa porre la nostra attenzione, quindi la nostra attenzione, perché noi abbiamo bisogno di antenne sul territorio e questo non significa puntare il dito contro una persona, ma significa soltanto allertarci e quindi potremmo evitare che qualche situazione degenerasse, oppure possiamo soltanto insomma, essere allertati su una situazione che non aveva nulla di negativo, però è meglio attenzionarla che prevenire, rimanere dopo a vedere un epilogo negativo. Certo, signor Questore, una persona che vede una cosa che non va, di qualsiasi genere, come fa a denunciare in pieno anonimato? Perché la persona non denuncia per paura delle ritorsioni. Ma ritorsione non come, ce ne come, sono. Come, come si fa? Non bisogna aver paura delle ritorsioni, perché allora, una prima cosa è sufficiente se le chiamare a 113, 112 e segnalare qualsiasi cosa. Non è che la telefonata non viene registrata, ma nulla. Ma non, non è una questione di registrare la telefonata, è la questione che uno non viene a perseguitare chi va a denunciare. Noi tutte le segnalazioni in forma anonima, in forma telefonica, in qualsiasi forma, noi le andiamo a verificare, ma le segnalazioni che ci arrivano, certo, ben vengano. Certo. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Bisogna avere fiducia, bisogna avere il coraggio, ma non c'è questione di coraggio, bisogna soltanto comprendere che una piccola segnalazione può salvare una persona, può evitare un furto in un'abitazione, un furto in un negozio, non aver paura, perché non c'è nulla di particolare, non c'è una ritorsione nei confronti di chi segnala, non ci può essere. Soprattutto per gli incidenti perché stradali, giorno, tante volte si vede persone che stanno per terra e non si denuncia, o persone che si investono, è la stessa cosa. Non denunciano. Diciamo così, bisogna avere non il coraggio, li ripeto, bisogna avere questo senso civico di segnalare, perché dopo non c'è nulla di negativo, non potrà mai succedere nulla di negativo, perché forse se lo facciamo tutti quanti possiamo pensare che il giorno dopo io ho bisogno di quella segnalazione, quindi facciamola, è giusto farlo. E certamente, oggi il problema di questa terra non è tanto il problema di annientare il bosco quanto la cultura è importantissima, il dialogo è importantissimo, quello che cioè il favore con il diritto. Che non pensare mai che a me non possa succedere, può sempre capitare, quindi se noi siamo dalla parte della legalità, dalla parte di dare una mano, sicuramente il giorno dopo quello ci ritornerà in maniera positiva. Certamente, poi quando ci sono questori come lei, uno ha fiducia, ci sono tutti, io vado ci sono dal signor questore, tutte le forze di polizia veramente lo fanno con il cuore, con l'impegno, polizia di Stato, arma dei carabinieri, magistratura, diciamo così, guardia di finanza, tutti certo, li facciamo veramente con impegno, volontà e amore per questo tipo di veramente lavoro. Veramente. Signor questore, voglio concludere, siamo alla conclusione, contento? Perché lei è stanco, morto, perché pur di essere qui e di accettare il mio invito, io la ringrazio enormemente, è venuto da Roma, proveniente da Roma, non si è riposato, però si è rilassato. Sì. Si è siamo rilassati, siamo rilassati. Si è rilassato. Abbiamo preso allora, anche un caffè prima. Eppure, signor Questore, dunque, abbiamo festeggiato il 167° anniversario, vorrei e voglio ricordare anche i 90 anni, indovini di che? 90 anni... della banda della polizia di Stato. Stato, la polizia del 90 anni, datata 1928, composta di 103 elementi, bellissima, gira tutto il mondo, conosciuto in tutto il mondo, poi invece piccoletta come me, c'è la fanfara invece piccolina, 50 elementi, ma è carinissima. La nostra banda veramente ha ottenuto riconoscimenti in ovunque, tutto il mondo, veramente si tratta di una banda di professionisti straordinari che dà prestigio alla Polizia di Stato in tutto il mondo. È vero, poi musica classica, jazz, tutto, musica da film, sono bravissimi. Allora io la ringrazio per avermi concesso questa intervista. Io ringrazio lei come sempre, saluto grazie se si è stancato. No, non mi sono stancato, è un piacere sempre essere con lei. Grazie, io le voglio bene e la stimo tantissimo. E questo lei lo sa. Allora noi ci rivediamo la prossima volta, ossia giovedì prossimo. Buona serata.